Sì, grazie, grazie di nuovo Andrea, in diretta dall'esterno dello stadio Braglia. Hai detto bene, al mio fianco c'è il presidente del Teramo Franco Iachini, che appena ci ha visto la prima cosa che ha detto: gran bella partita presidente, perché è stato purtroppo 0-0 e chi l'avrebbe mai detto 90 minuti fa? Assolutamente, penso che la partita l'abbiamo dominata completamente, ho ricevuto i complimenti anche dal presidente del Modena, che ha detto che la nostra è una grande squadra che non se l'aspettava, e credo che veramente ci sia da dare un voto dall'8 in su a tutti i giocatori, nessuno escluso, perché veramente anche i sostituiti sono stati tutti bravi, complimenti. È una squadra che farà parlare di sé. Però ci dica la verità, alle 17 se l'aspettava di vedere questa partita? Ma io me lo sentivo, però quando sono entrato in questo stadio ho sentito la convinzione del Modena, ho sentito la loro sicurezza e ho pensato che sarebbe stata dura, però già dai primi passaggi si è vista che il Teramo c'era tutto e non si lasciava impressionare, nonostante il tifo e i nostri ragazzi che sono entrati alla fine del primo tempo quasi, quindi il nostro tifo è stato come dire soffocato fin dall'inizio e poi si sono fatti sentire. Nonostante ciò il Teramo ha fatto veramente una grande partita, tutti bravi. Se dobbiamo trovare un neo, 270 minuti senza gol. La sfortuna, questo è l'unico neo che possiamo dire, perché non è possibile. Oggi Bernardotto è stato praticamente placcato, mi sembrava che giocava una partita di rugby piuttosto che una partita di campo di calcio, perché non lo lasciavano fare, insomma è stata una partita. L'arbitro spesso non ha fischiato e non ha fatto neanche, non ha dato cartellino giallo per poter rimarcare insomma la correttezza del match, quindi il Modena ha avuto un po' di, come dire, qualche fortuna sotto l'aspetto arbitrale. È già la terza partita che noi siamo un po' sfortunati sotto questo aspetto, speriamo che cambi il vento. Però possiamo dire che le prime tre partite erano ostacoli duri, molto duri in alcuni casi. Adesso, sì, se vogliamo, per il Teramo comincia un calendario, sempre sulla carta, sempre un po' sulla più carta, in discesa. Sempre sulla carta, perché purtroppo ogni partita è una storia a sé. E l'abbiamo visto, non lo possiamo dire, a volte, come ricordiamo, specialmente il primo anno, specialmente con le più deboli abbiamo fatto dei risultati negativi. Questo non me lo auguro, non vorrei essere assolutamente un uccello del malaugurio, però credo che la squadra sta prendendo coscienza delle proprie capacità, delle proprie forze, delle proprie qualità. Non c'è un ragazzo veramente sotto livelli, cioè, oggi il mister ha a disposizione una rosa di 24 elementi tutti validi. Prima ha dato un 8 a tutto l'organico del Teramo, però manca l'allenatore, la pagella 10. All'allenatore. 10 a Guidi. 10 assolutamente, perché veramente poi lo vedo con una sicurezza a dominare il bordo campo, una tranquillità, molto padrone, molto sicuro di sé. Veramente una persona, e questo credo che lo apprezzino molto i ragazzi, lo sentono, la sua convinzione di gestire la partita dalla panchina dà una marcia in più, effettivamente. L'ultima, presidente, vedendo questa squadra nei primi tre impegni di campionato, lavorando anche un po' di fantasia, dove può arrivare? No, non lo diciamo, perché abbiamo visto che facendo i pronostici portano sotto. Un pronostico magari. Però un po' meno. Sicuramente nella zona playoff penso che ce la possiamo fare sicuramente, nei playoff ci possiamo arrivare sicuramente. Credo che se ci fosse stata la riforma del campionato, i primi 5 posti erano alla nostra portata. Poi magari con qualche innesto a gennaio, o corriamo troppo? Ma adesso va bene la squadra, poi a gennaio si vedrà.